Distanze, mascherine, lezioni davanti a un PC e un certificato obbligatorio che attesta la vaccinazione per gli insegnanti e tutto il personale. La pandemia ha influito pesantemente sul mondo della scuola e a parlarci della situazione attuale è il prof. Angelo Antonioni, docente di matematica e scienze da quasi 15 anni, in servizio alla scuola media Padalino di Fano. Il professore, però, al momento è in aspettativa, che ha richiesto per lanciare un messaggio agli studenti, quello di non accettare il ricatto del governo che impone l'obbligo del Green Pass e di avere sempre uno spirito critico, il rispetto reciproco e la libertà di opinione. Sicuramente è una situazione non bella che deriva da un tentativo di risolvere questa situazione emergenziale da 2 anni a questa parte circa, puntando tutto sull'aspetto sanzionatorio e sanitario senza ripensare veramente il ruolo della scuola e le possibilità. Secondo lei c'è una discriminazione tra i ragazzi? C'è una discriminazione perché la scuola riflette quello che avviene fuori e come fuori c'è questo clima purtroppo che si è creato di contrasto legato a questa presunta vaccinazione, chiaramente questa cosa viene riportata anche dentro le scuole, quindi la scuola che dovrebbe essere il luogo principe di inclusione, tra virgolette, in alcuni casi diventa in realtà un luogo di ghettizzazione, con conseguenze gravissime ovviamente per i ragazzi a livello psicologico. È successo qualche episodio in particolare? Sì, ci sono stati episodi in diverse scuole in cui gli insegnanti hanno esplicitamente richiesto ai ragazzi il loro stato vaccinale o in alcuni casi a quelli piccoli lo stato dei loro genitori. Tant'è vero che in questi giorni, circa 2 giorni fa, proprio 3 giorni fa, l'ufficio regionale delle Marche, l'ufficio scolastico regionale ha emanato una circolare indirizzata a tutte le scuole proprio per richiamare la correttezza di questi comportamenti. Riprendendo il nome di una legge, è veramente una buona scuola? È veramente una buona scuola? Mi verrebbe da dire di no adesso, nonostante tutti gli sforzi di tanti bravi insegnanti che ci sono dentro, perché ce ne sono tanti anche se non appaiono, e nonostante questo no, perché i ragazzi non vengono, come dire, non vengono sviluppate in realtà le loro potenzialità e si tende sempre più ad una omologazione dei ragazzi piuttosto che evidenziare le individualità.